registro il What's in my bag. Avevo in mente di registrare, comunque di fare un update di questo video, perché l'ultimo mio What's in my bag risaliva veramente a tantissimo tempo fa, credo addirittura all'estate barra primavera scorsa. Siccome poi sono anche stata taggata da Eleonora, del canale Eleonora Beauty Style, Eleonora BS, che, del quale vi lascio il link diretto al video sotto, ho detto ok, è il momento buono, il fatto vuole che tutti possano guardare nella mia borsa. Allora, io ho comprato a marzo questa borsa che adesso vi mostro, e in tantissimi mi avete chiesto di vederla, di farvela vedere meglio. Io da quando l'ho acquistata la uso tutti i giorni e oggi è pesantissima, anche perché sono appena rientrata da una giornata in cui avevo un po' di cose da fare, quindi è molto molto pesante. Allora, la borsa in questione è questa ed è una borsa di Moschino, la linea Love, sì, quella con il logo così. Il logo è in dorato, la catena e la scritta Love Moschino dietro è argentata. Appunto, i due manici. È una borsa nera, in questo tessuto molto trapuntino, io lo chiamo trapuntino, che ricorda un po' il pattern delle borse di Chanel, ed è molto ampia, vedete? È un'unica tascona gigante. È abbastanza capiente perché ci stanno molte cose. Non è pesantissima come borsa di per sé, per essere comunque una borsa che voi portate a spalla. Adesso che la sto utilizzando in questi giorni, ho tolto il cappotto un po' più pesante, quindi sto usando spolverini leggeri, devo dire che se la carico troppo la catena è un po' fastidiosa, però io a queste catene così sono abituata, quindi per me è un... Non dà fastidissimo. E la sto usando tutti i giorni perché è comodissima. Io vedo tutto, la apro, si chiude con un gancetto a calamita, quindi resta così. Anche se voi la portate a spalla chiusa, insomma, non è... A meno che uno non vi entri con la mano così, insomma, non è pericolosa. Io non prendo i mezzi per andare a lavorare, vado in macchina, quindi per me salgo in macchina, scendo dalla macchina, entro a lavoro e non faccio tratti con la metro. Quindi ecco, non mi serve una chiusura di super sicurezza. Allora, vi stavo dicendo, è comodissima. A parte che io la sto abbinando benissimo a tutto. In più è la giusta capienza per trasportare tutto quello che mi serve tutti i giorni. Se la carico un pochino di più non c'è problema, perché comunque c'è spazio. Tipo, prima sono stata a fare la spesa al volo, mi servivano due cose e le ho infilate dentro. Poi ho avuto la spalla che praticamente era così. Però vabbè. Iniziamo subito a vedere cosa c'è dentro. Come vi ho detto, ha un unico scomparto più due taschini qui. Allora, partiamo dai taschini. In un taschino io tengo il telefono, appunto il mio iPhone, la cover, so già che me lo chiederete perché me l'avete chiesto anche su Instagram, mi sembra, la cover l'ho presa da Claire's, quindi si trova in negozio, fatalità, da Claire's ci sono stata proprio ieri passando e c'era ancora questa cover qui. Questo è l'iPhone 6, l'iPhone 5 non le guardo, le cover dell'iPhone 5, perché appunto non mi servono più. Però credo che abbiano tutti i numeri, cioè questo modello, questa trama qui sia stata riproposta anche per tutti gli altri modelli di telefono. Poi sempre nel taschino ho le famosissime Läkerol, le caramelline di Tiger, e io prendo sempre quella alla liquirizia salata, o comunque sempre alla liquirizia, perché mi piacciono tantissimo. Queste sono le Licorice Sea Salt, appunto quelle un po' salatine, che non sono salatissime, perché io ne avevo provato un altro paio un po' più salato e mi sono durate tantissimo, perché quando mi chiedevano è una caramella, io le tiravo fuori, non piacciono a tutti, quindi mi dicevano no Fede, mangiatela tu. Poi un pacco di gomme, queste sono le Vigor Sol Reset,
che sono praticamente i confettini. A me le gomme non fanno impazzire di nessuna marca, le tengo solo d'emergenza, ecco, se devo mangiare qualcosina, se magari voglio rinfrescare un attimo la bocca, prendo una caramellina, la gomma è difficile che la mangi. Poi, un fogliettino, questo è un nuovo centro benessere che è aperto in zona da me, e me lo sono tenuto questo qui perché voglio andare a fare un massaggio, voglio andare a provare, quindi mi serve per prenotare. Poi, allora, questi qui sono 3 biglietti della lotteria, non la lotteria per diventare milionari, è una lotteria di bambini per beneficenza, però li tengo perché posso andare a vedere dall'11 maggio che cosa ho vinto. Metti che c'è scappato un premio. Poi, questo è buonissimo, l'ho preso ieri da Tiger ed è praticamente questo color, l'ho preso perché aveva la confezione verde menta molto Tiffany, ed è il Coconut Bar Milk Chocolate, praticamente è il Bounty di Tiger, buonissimo ragazze, l'ho tenuto in borsa e è resistito tipo un giorno perché oggi l'ho aperto, me ne sono mangiato uno, buonissimo. Poi, sempre nella taschina ci sono la garanzia della borsa, che tengo sempre comunque nelle borse perché se la metto da qualche altra parte sicuramente la perdo. Allora, nelle taschine non c'è più nulla, iniziamo a vedere cosa c'è dentro. Allora, è famosissimo sacchetto della spesa che adesso, ragazze, è chiuso. Io vi linko il video precedente nel mio ultimo What's in my bag, dove appunto avevo il sacchetto della spesa, sempre questo, che è quello di Yves Rocher, aperto perché non sapevo chiuderlo. Ringrazio più pubblicamente la mia amica Ela che, mossa con passione dal fatto che io non sapessi chiuderlo, il giorno stesso mi ha mandato un video su WhatsApp, tutorial in cui mi spiegava come richiuderlo. Da allora io ho imparato e il sacchettino è sempre chiuso. Poi, in questa pochettina qui di Why Not, la stampa New York della collezione primavera estate dell'anno scorso, io tengo le chiavi in modo che non devo andare a rumare nella borsa per cercare sia le chiavi di casa che le chiavi della macchina. Allora, chiavi di casa con il portachiavi della Tangle Angel, quello preso al Cosmoprof, e chiavi della macchina con la F, quindi la mia iniziale, e il portachiavi di Swarovski, questo solito. Poi i miei nuovi occhiali da sole. Allora, questi qua, io vi dico questa cosa, visto che siamo in tema. Sto facendo un sacco di affari su Depop o Depop, l'applicazione, quella che potete scaricare dall'Apple Store. E perché ormai io gli occhiali da sole li compro solo lì. Adesso, i penultimi che ho comprato erano i classici Ray-Ban Aviator, quindi la goccia nera, che ho usato praticamente tutto l'inverno, e poi per l'estate ho preso i Ray-Ban Cats, che sono questi qua, perché cercavo un paio di occhiali da sole da spiaggia. Comprarli in negozio, appunto, costano più di 100 euro, quindi li posso comprare alla metà comunque in buono stato, usati pochissime volte, comunque rovinati il giusto quanto li rovinerei io, e quindi ci sta. Questo qui è sempre un regalino della E, ed è praticamente il mio, questo mi sembra che sia una civettina, un furbis, insomma, qui portamonete gommosi che io non uso per le monete, ma ci tengo gli auricolari e il caricabatterie del telefono, anche se devo dire che del caricabatterie col telefono col 6 non mi si scarica mai. E questo cosino qui, che sicuramente magari qualcuno potrebbe interessare, è l'avvolgi auricolari che io ho trovato da Mondadori o Feltrinelli? Mondadori, che ha appunto tutta una sezione di queste cosine, cover gommose, accessori gommosi, io l'ho comprato lì ed è comodissimo. Questo qui è il mio portabiglietti da visita, quindi ci sono tutti i miei bigliettini da visita dentro, l'avevo comprato dai cinesi, è carino, è verde Tiffany anche questo, insomma, mi piace. Poi,
Il mio portamonete invece, questo qui l'ho comprato lo stesso giorno che ho comprato la borsa. Ah, non ve l'ho detto, la borsa l'ho comprata a Castel Romano, che è un outlet che c'è qui a Roma, praticamente di grandi firme. C'è sia il negozio di Michael Kors, c'è il negozio di Moschino, quindi riuscite a portarvi a casa comunque qualcosa di bello a molto meno rispetto al negozio. E anche questo l'ho preso quel giorno e mi serviva un portamonete un po' carino, perché io ho un portafoglio che è questo, ed è sempre un portafoglio di Michael Kors. In realtà non sarebbe proprio un portafoglio, perché è il porta iPhone 4, e appunto essendo un porta iPhone, come vedete, ha qui lo spazio dell'iPhone dove io tengo i soldi, però mi ci stanno bene tutte le carte. Però appunto per le monete era scomodissimo, perché all'inizio le mettevo in questo spazio qui, però puntualmente mi finivano un po' in giro, non le riuscivo mai a trovare, e quindi ho preso un portamonete insomma da usare in pandà. Anche se bramo il portafoglio di Michael Kors, che prima o poi cederò e acquisterò. Poi il mio portaocchiali da vista, perché io sono miope, però non tantissimo, cioè una cosa molto blanda. Ma ultimamente con l'età vedo che la sera, non vedo più la sera, e ho proprio la necessità di mettere gli occhiali. Io comunque anche gli occhiali da vista ne ho 2-3 paia, quindi li alterno. In questo momento sto usando questi qua, sozzissimi, che a me piacciono tantissimo. Quindi questi, e siccome hanno una custodia ingombrantissima, li ho messi in questo porta occhiali di Tiger, che mi sembra di avervi fatto vedere in un video haul. All'inizio lo volevo usare come porta penne, ma no, no, è tentativo fallito. Pochettina di H&M, questa qui. Queste ci sono ancora, non più in nero con la scritta Love, ma ci sono in tantissimi altri colori. E io qui tengo tutti i biglietti da visita dei posti, tipo ciò, vediamo. Ho il veterinario e Phoebe Abbaia, posti in cui vado a mangiare, insomma tutti i posti romani, così se mi serve prenotare da qualche parte tiro fuori e si va. Poi, sempre della stessa linea di quella pochettina lì, c'era anche il portapenne, questo qui con scritto Pencil, e ci tengo le penne che mi servono. C'è sempre una penna normalissima, un blocchetto di post-it, un mini evidenziatorino rosa, e questo che adesso finisce di nuovo lì, che è praticamente il topino cancellino. Mi serviva al lavoro, quindi me lo sono portata da casa, però adesso lo riponiamo al suo posto. Poi, agenda. La mia agenda, la mia Filofax. Ho fatto il video comunque dove vi parlavo di questa agenda, ve lo linko sempre sotto. Oggi è con me perché avevo delle cose da fare e mi serviva, ma non è mai con me. Poi, ultime due pochette. Dopodiché la borsa è vuota. Allora, in questa pochette che acquistai, mi sembra l'anno scorso, da H&M, ed è una pochettina semplicissima, morbida, in tessuto, in stoffa, con scritto Light up my night and make my day. E io qui ci tengo tutte le cose essenziali, indispensabili per me, tutti i giorni. Allora, una spazzolina. Questa era la spazzolina presa da Tiger. La spazzolina per pulire i tessuti di H&M. Queste sono comodissime, piccoline, stanno in borsa. Un pacco di fazzoletti dei Minions. Delle salviettine umidificate di H&M. Integratori. Elastico. Salviettine per l'igiene personale da bagno, cerotti per i piedini, Zerinol, collirio monodose, perché io sono allergica ai conservanti dei medicinali oftalmici, quindi sempre tutto in monodose, Nurofen, specchietto,
Benactive Gola. E ultima cosa, dopodiché la pochettina è vuota, queste qui che sono, adesso non mi ricordo più chi me le aveva date queste salviettine qui, però sono carine perché sono salviette dentali, strofinare la salvietta sui denti e gengive utilizzando il dito come supporto e praticamente vanno a sostituire lo spazzolino e il dentifricio. Hanno anche un sapore decente, però ecco, me le avevano date dicendo questa è una cosa nuova, non mi ricordo se me le aveva date tipo mio fratello, vabbè. Comunque sono comodi, sono delle salviettine usa e getta, vi sciacquate un attimo i denti e le buttate. Mentre in quest'altra pochettona c'è tutto quello che riguarda make-up, prodotti labbra e compagnia bella. Questa pochette di Hello Kitty l'acquistai anche questa da H&M ma tanti anni fa, vivevo ancora a Verona, quindi si parla sicuramente di 4 anni, 3-4 anni sicuri, ed è una bella misura comoda, è comunque morbida, non ha forma, e dentro c'è tutto quello che mi serve per ritoccare il trucco. Vi faccio vedere. Io nella mia pochette di nella mia make up bag che uso tutti i giorni, non ho mai quella che tengo a casa, non ho mai prodotti labbra, perché io il rossetto, mi sembra di avervelo anche già detto, ma lo metto in macchina o al bar dopo aver bevuto il caffè, lo metto, perché è inutile che parto da casa col rossetto che poi magari bevo il caffè, intanto sporco la tazzina ed è una cosa che non mi piace mai, sporcare le tazzine dei bar, lo trovo antigenico per chi va poi a lavarlo e anche fastidioso, insomma, non lo so, è una accortezza. Se magari bevo il caffè o il rossetto, io prendo un tovagliolino e la pulisco sempre, perché non lo so, mi dà proprio fastidio lasciargli l'impronta di rossetto sulla tazza. Vabbè, questa è una cosa mia. Dentro ci sono due taschini, dove in uno ho questa mini taglia del nuovo siero di Chanel, la linea Hydra Beauty, il micro serum, ed è praticamente un siero a pressione ed è un infuso di idratazione rimpolpante. Io ho anche la full size che devo ancora iniziare, però questa mini taglia l'avevo usata, allora sinceramente non mi era piaciuta come... come siero da giorno, perché non lo so, lo trovo un po' appiccicosiccio, ma mi piace tantissimo dopo essermi tamponata con le salviettine opacizzanti, mettere una goccia sul palmo delle mani, fare così e tamponarlo, ha un effetto rimpolpante che rinfresca il trucco che mi piace molto. Nell'altro taschino invece ho un mini profumino, questo è Bulgari, il nuovo Acqua Divina, che è buonissimo. Le note sono bergamotto salato in testa, che è un bergamotto, però appunto con questa nota salata che è molto particolare, la magnolia o la peonia, e l'ambra nel cuore, ed è buonissimo, dura tantissimo pur essendo uno dei toilette, pur essendo un profumo di Bulgari, che secondo me non hanno questo, soprattutto le eau de toilette non hanno questo fissaggio grandissimo, non mi ricordo se vi ho detto il nome, Acqua Divina. Poi ho altri campioncini, vabbè, che tengo sempre in borsa, ho un Angel, un profumo, questo è il nuovo Il Profumo, che invece è un marchio di nicchia artigianale, che fa profumi naturali, si chiama Cortigiana, mi piace abbastanza. Questo di Moschino, I'm Not a Moschino Toy, che non mi piace assolutamente come fragranza, però è carina l'orsetto. E poi questo de Parfum, L'Art du Parfum di Eisenberg Paris, che è un brand credo che abbiano in esclusiva da Sephora, che mi hanno dato. Siccome mi piace come è fatto, praticamente voi lo aprite e poi spruzzate, esce il profumo. Ho detto vabbè, è comodo da tenere in borsa, lo mettiamo dentro. Il profumo si chiama I Am e non è male. Poi ho uno specchiettino carino, e quanto è carino questo specchietto di Hello Kitty. Poi questa era una vecchia cosa di una vecchia collezione di Collister, è praticamente una terra fard illuminante 3 in 1 e ha praticamente varie parti, l'illuminante, la terra e il fard, e io durante la giornata, se ho bisogno di ritoccarmi un attimo il fard, prendo il mio
pennellino, questo è un EcoTools, giro, tampono, illumino e sono pronta. Un mascara, questo è un mascara di Clarins, il Belong, che è un mascara allungante. Vado veloce perché sennò facciamo notte. La matita per le sopracciglia di Dior, questa è la numero, il mio, il numero 593, Brun. Poi, un altro piccolo mascara, questa è una mini taglia di, non c'è neanche più, ah no, di Luder. Poi, di Dior, il Lip Maximizer, che è praticamente il lucina labbra, quello effetto rimpolpante, che pizzica un pochino le labbra. E ovviamente ci sono due dei miei balsami preferiti, Eclat Minute di Clarins, che sono quelli con la spugnetta, il numero 5 che resta il mio preferito in assoluto e il numero 4 che invece è un po' più chiaro. Questo è un rosato, un rosa nude, questo è un rosa un po' più vivo. Ma matita nera. Poi questi sono, sono quei cosini interdentali per i denti. Una matita marrone di Lancôme, questa è la Crayon Call, quelle waterproof che secondo me sono le migliori, e come marrone è la mia matita marrone preferita. Un elastico, il mio Lip Glow Max, Lip Glow, il Balm, quello di Dior, che io uso sempre un sacco, e un correttore di Clarins, questo è quello in tubetto, lo 01. Ho due matite nude. La prima è di Yves Saint Laurent ed è la numero, se non sbaglio, 6, sì, che è una delle mie matite preferite proprio per contornare le labbra, e questa invece di Bayou, non c'è neanche più scritto il nome, comunque è sempre un colore molto simile, un rosato, color labbra. Una matita burro, questa di Max Factor, vecchissima. Due rossetti rossi, allora uno è un Chubby Sticking Tones numero 3, che è appunto un rosso molto intenso, però appunto balsamo, quindi molto idratante, mentre quando voglio la versione opaca, o comunque la versione che mi piace di più, è questo qua di Sephora. Io adoro questo prodotto ed è la Cream Lip Stain, il numero 01. E poi due mini gloss, un mini gloss di Clarins, questo è il numero 4, l'avevo trovato in un kit di Clarins, questo invece è il full size come si presenta, ed è il numero nude 02. Io metto di solito un po' di matita, contorno il labbro, lo riempio, metto il gloss a seconda della giornata o metto il balm di Dior, insomma quello che mi gira, e sono a posto. Altro mini prodottino labbra che amo e sto praticamente usando un sacco è questo di Sisley Fito Lip Twist numero 2, buonissimo, durano un sacco sulle labbra, mentre oggi ve l'ho tenuto per ultimo così vi dico anche che cos'ho. Ho questo Shine Lover di Lancôme e sono praticamente i nuovi rossettini lucidi, balsami molto idratanti. Il mio è il numero 354. Hanno un buon profumo, una scarsa durata e sinceramente non neanche tutto questo potere idratante, quindi insomma se lo stavate puntando perché vi piaceva, fate voi, insomma. C'è di meglio. Bene ragazze, anche per oggi abbiamo finito, questo era il mio What's in my bag. Se avete fatto un video What's in my bag anche voi e volete comunque rispondere a questo video, non taggo nessuno perché credo che un What's in my bag vada comunque fatto per curiosità, una curiosità femminile. Comunque se avete fatto un video simile e volete farmelo vedere, magari lasciate il link sotto così anch'io posso andarmelo a cercare. Ci vediamo al prossimo video, ciao!